Cari amici, la Madonna, eh, la regina della pace, una volta mi giuro, ha detto che eh, il più importante messaggio che lei ha dato lì è quello della conversione. Effettivamente, cari amici, la conversione insieme alla preghiera, alla fede, eh, sono una triade, diciamo, che è presente in tutti i messaggi della Madonna dati. In questo lungo periodo di quasi 40 anni. Eh, però eh, io mi chiedo, cari amici, se la Madonna, apparendo quotidianamente per 40 anni, non avesse dato nessun messaggio, tuttavia un messaggio straordinario ce l'avrebbe dato, anzi, il messaggio più importante, che è quello che riguarda la sua persona. Cioè, sapendo che la Madonna appare. E noi, eh, da questa eh, certezza che possiamo acquisire eh, anche attraverso una indagine personale, insomma, poi anche se poi credere alle apparizioni, eh, è anch'esso una grazia speciale. E, eh, e appunto, e, eh, quale sarebbe questa grazia straordinaria, questo messaggio che per me è ancora più importante, della conversione, che la Madonna ci avrebbe detto apparendo ma dando nessun messaggio. sarebbe proprio il messaggio della sua presenza, cioè il messaggio che la Madonna c'è, che la Madonna è vera, che la Madonna esiste, che la Madonna è, è diciamo, è presente, è gloriosa, è, è assunta in cielo, quindi con un corpo glorioso, già partecipe della risurrezione di Cristo. Eh, e quindi poi se, ovviamente, se c'è la Madonna, vuol dire che c'è Dio, vuol dire che è vero che eh, Cristo è esistito, che è morto per noi in croce, che è risorto, e, è vero tutto quello che la Madonna poi ci ha insegnato nel corso dei secoli. Insomma, se la Madonna appare, vuol dire che il cristianesimo è l'unica religione vera. E vi confesso, cari amici, che è esattamente quello che è successo a me. Perché forse molti di voi si chiedono come mai Padre Livio... Improvvisamente ha diciamo, concentrato eh, tutta la sua vita sull'apparizione di Magiugorie. Il motivo è molto semplice. La prima volta che sono arrivato a Magiugorie il il sono partito il 15 marzo del 1985, e sono arrivato il 16. E a quei tempi il viaggio era lungo, non c'era l'autostrada, era cattivissimo tempo. E sono arrivato verso sera del 16 e sono entrato direttamente in chiesa. Eh, entrando in chiesa eh, sono andato subito verso la sacrestia eh, chiedendo se potevo celebrare la messa. In quel momento lì si è aperta la sacrestia perché i veggenti avevano avuto eh, l'apparizione e si è affacciato il visino della Maria che... Mi ha quasi salutato e sorriso. Io in quel momento lì ho avuto come una, una luce interiore, come una voce interiore che mi ha detto: anzi, o mi sono detto: Qui c'è la Madonna. Dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. E vi confesso, cari amici, che è da allora che in me è nato, possiamo dire, il programma di la Domaria, cioè che Cristo è. L'unico salvatore del mondo, che Cristo è Dio, che la croce è l'unica salvezza. Perché se la Madonna c'è, vuol dire che il cristianesimo è vero, perché lei è la fede cattolica, diciamo, che è tutta contenuta in lei, in quanto è la madre del Verbo e la madre di tutte le verità che il Verbo ci ha insegnato. Allora, eh, cari amici, questo vorrei dirvi che noi abbiamo avuto questa grazia straordinaria di queste apparizioni mariane per 40 anni. E apparizioni che a quanto pare continueranno poi nel tempo, perché la Madonna eh, attraverso Visca ci ha già detto che lei apparirà ogni giorno fino al compimento del decimo segreto. Eh, gli altri veggenti che hanno avuto già i dieci segreti hanno detto che la Madonna aprirà loro una volta all'anno per tutto il tempo della loro vita. Allora io mi chiedo questa Epifania straordinaria questo lungo tempo, per quale motivo? Qual è la ragione, cari amici? La ragione, una delle ragioni, sicuramente è questa, che noi viviamo in un passaggio storico che la Madonna ha qualificato, eh, il passaggio storico di Satana sciolto dalle catene. Cos cosa vuol dire Satana sciolto dalle catene? Vuol dire che il demonio ha avuto la possibilità di ingannare e di tentare come prima mai l'aveva avuta e effettivamente in questo tempo dell'apparizione mariane eh, l'umanità è profondamente cambiata, specialmente l'Occidente, come la Madonna aveva profetizzato fin dall'inizio, e cioè cos'è successo? È successo che la religione cristiana è stata abbandonata. Sul mondo è, eh, si è addensata una tenebra, la tenebra della menzogna e della morte. Satana è riuscito a sedurre, diciamo così, le classi dominanti che hanno imposto un pensiero unico. Questo pensiero è una falsa religione che si sostituisce a quella vera, a quella cristiana. Questa falsa religione del mondo, eh, cari amici, è quella che nega l'esistenza di Dio che nega la trascendenza, che nega la spiritualità dell'anima, che nega l'esistenza del paradiso, che nega la moralità, che nega i dieci comandamenti, eh, che nega quindi, diciamo, la diversità dell'uomo rispetto a tutto il mondo materiale, e di fatti voi avete visto, eh, in tutti questi decenni, avete visto pian piano le persone abbandonare la fede abbandonare la preghiera, abbandonare la chiesa. Avete visto le persone assimilare questo modo di pensare che è ben presentato come una scienza, ma è pseudoscientifico, ha nessun fondamento di verità, e cioè, cosa terribile a dirsi, che l'uomo viene dalla materia, che quindi noi veniamo dall'oscurità della materia, abbiamo questo momento di vita, che viene chiamata momento di luce, ma senza la luce della fede non è una luce, ma una falsa luce, e poi si dissolve nella materia. Questa è la falsa religione che si è sostituita di fatto al cristianesimo e che di fatto viene professata dalla stragrande maggioranza degli uomini, i quali vivono senza chiedersi da dove vengono, senza chiedersi chi sono, senza chiedersi dove vanno. Noi, quelli, che, come la, quelli della mia generazione che hanno avuto la grazia comunque di, di apprendere le verità della fede, eh, diciamo così, alle domande fondamentali sappiamo rispondere con le risposte del catechismo. Da dove vengo? Io mi ricordo che il catechismo mi insegnava, chi, mi, chi ti ha creato, mi ha creato Dio, vengo da Dio. Allora, cos'è l'uomo? L'uomo è un essere composto di anima e di corpo. Questo era il Catechismo, perché io sapevo di avere un'anima spirituale, immortale, con la quale io ho la capacità di conoscere Dio, di conoscere i comandamenti, di conoscere la verità. È un'anima nella quale ci sono i, i principi della moralità, i principi del bene, i principi del male, per cui io. Eh, quando faccio il bene ho l'approvazione interiore quando faccio il male ho il rimprovero interiore della coscienza e poi cari amici la stessa visione della vita era una visione meravigliosa nonostante la valle di lacrime nella quale ci troviamo perché? perché comunque era un cammino verso l'eternità cioè non si aveva paura della morte la morte era una, come si dice, illuminata dalla fede era consolata dalla fede era fortificata dalla preghiera dei parenti che erano lì vicini, era sostenuta dal sacerdote che veniva ad amministrare i sacramenti, cari amici. Quindi questa visione della vita, illuminata dalla verità di Dio, è scomparsa nel nostro tempo. Si è addensata la menzogna del maligno, e cioè l'uomo essere materiale, quindi la negazione di Dio la negazione dell'aldilà, la negazione del paradiso, dell'inferno e del purgatorio. Cari amici, la cosa grave è che questa falsa religione, questa visione della vita ateo-materialistica, che è quella che è presente in tutti i mass media, voi ragazzi andate a scuola, queste cose qui le apprendete, ti insegnano che vi viviamo dalla materia, che torniamo alla materia, che la nostra anima non esiste, è un prodotto della materia. Che quando muore l'uomo, muore tutto. Insomma, conservare la fede in questa menzogna diffusa, sistematica, capillare per cui i cantanti, i rappresentanti dell'opinion leader, l'influenza, tutto quello che volete voi è l'esercito è della menzogna, l'esercito del demonio, e per quello che la Madonna ha detto. Che Satana miete le anime. Ma la cosa più grave, cari amici, la cosa più grave è che questa falsa religione ha catturato molti cristiani che hanno abbandonato la fede. Per cui la Madonna è arrivata a dire in questi ultimi tempi: Cosa è arrivata a dire? Avete rifiutato la fede e avete rifiutato la croce. Cosa vuol dire rifiutare la fede? Tutto ciò che Dio ci ha rivelato. Vuol dire rifiutare Cristo la sua divinità, la sua parola, la sua resurrezione, la sua presenza. Rifiutare la fede vuol dire rifiutare l'alti là, rifiutare la visione della vita orientata alla trascendenza, orientata al paradiso. Rifiutare la croce cosa vuol dire? Vuol dire che noi non crediamo alla salvezza di Cristo, non crediamo che lui è morto in croce per espiare i nostri peccati, per amore nostro, per perdonarci, per guadagnarci il paradiso. Per cui... Noi pensiamo, beh, quell'uomo morto in croce, con la povera donna i piedi della croce, forse abbiamo qualche sentimento di compassione, ma non abbiamo la fede. Anzi, molti, come quelli dei piedi della croce, come la donna eh, che stava alla sinistra, diranno, eh, ecco, cosa, qual è il compimento della sua vita? Credeva di essere Dio, guarda che fine ha fatto. Cari amici, questa... È la situazione nella quale noi ci troviamo, una terba spaventosa, che ci inghiotte, che ci avvolge, che ci assedia e che è entrata anche nella chiesa, seducendo moltissime anime, per cui raramente, perfino in chiesa, senti parlare dell'anima, dei comandamenti, dei novissimi, dell'aldilà. Non c'è la preoccupazione di salvare le anime. Casomai c'è la preoccupazione di sfamare i corpi, ma i corpi muoiono. Il corpo va sotto terra, le anime sono immortali. Se un'anima si perde, si è perduta per sempre. Cioè abbiamo perso il mandato di Cristo che ci ha detto di annunciare a tutte le genti la salvezza nella sua parola, nel suo, nella sua croce e nella sua resurrezione. In questo contesto, cari amici, voi vi rendete conto che conservare la fede è estremamente difficile e difatti molto, molti la perdono e non solo i fedeli ma anche molti ministri di Dio perdono la fede o, o si offusca o comunque tentennano, pensano che il cristianesimo sia superato. Pensano che l'umanità ormai ha capito, eh, è uscita fuori dalle tenebre dell'ignoranza. L'uomo ha capito finalmente di essere lui Dio, al posto di Dio. Questa sarebbe l'intelligenza. E invece, molto semplicemente, è la presunzione di Lucifero, è il simbolo del serpente antico che anche a, no, a nostra generazione sibila quello che ha similato gli orecchi dei progenitori. Sarete come Dio, cari amici. Io mi chiedo cosa sarebbe successo se la Madonna non fosse stata 40 anni qui in mezzo a noi. Quale sarebbe lo stato delle anime? Quale sarebbe lo stato della Chiesa? Io non voglio adesso fare il conto dei pellegrini che sono stati a Meggiugorie, benché sia un, un, diciamo così, una località piuttosto fuori. Dai grandi, delle grandi vie di comunicazione, però comunque in questi 40 anni ha avuto una presenza media almeno di 2 milioni di pellegrini al giorno, senza contare la capacità che oggi hanno i mass media di diffondere ovunque i messaggi della Madonna, per cui diciamo la, la presenza di Maria e i suoi messaggi sono la più grande evangelizzazione attuale che c'è nella Chiesa, no? Però io mi chiedo cosa sarebbe successo alla Chiesa se in questi 40 anni mediamente concelebrano a 30.000-40.000 sacerdoti. Mi chiedo quanti sono i sacerdoti che sono stati a Meggiugorie in questi 40 anni, non saprei fare un conto, ma certamente 100.000, 150.000, 200.000. I sacerdoti nel mondo sono 400.000 e i sacerdoti che vanno a Megigorie hanno imparato ad amare la Madonna, si sono consolidati nella fede, hanno imparato a confessare, insomma è capitato a tanti, anche quello che è capitato a me, che comunque era un sacerdote normale, ma che comunque una volta che ha incontrato la Madonna, diciamo così, posso ben dire. Che la mia vita è radicalmente cambiata. Eh, e non cesserò di ringraziare infinitamente la Madonna, cari amici. Quindi, è questo che vorrei dirvi: questa presenza di Maria, assunta in cielo col corpo glorioso, è la, la sola Sua presenza è una forza enorme per la nostra fede. È una grande consolazione per tutti noi, è una motivazione per credere, per cui noi non abbiamo bisogno di tanta cultura per dire che la falsa scienza è falsa, che i falsi profeti sono falsi profeti. Ci basta la Madonna per dire che, siccome lei è presente, vuol dire che il cristianesimo è vero, che le sue parole sono vere, che la fede cattolica è vera, che è l'unica eh, fede vera è quella cattolica. E che la, la fede della Chiesa deve essere la fede di Maria e non un'altra. Ci basta questa presenza per renderci forti, per renderci militanti, per renderci coraggiosi, per far noi delle rocce che non vacillano. È una presenza di grazia straordinaria, cari amici, per cui noi possiamo ben dire che quelli che hanno accolto questa presenza sanno che il cielo esiste, che la nostra fede è vera. Sanno, cari amici, che il diavolo non vincerà, che il mondo non vincerà, che, che l'aggressione la, alla fede non vincerà, cari amici. E quello che vorrei dirvi, la Madonna Beto ha detto che una minima parte mi ha accolto veramente. Non è possibile una cosa di questo genere. Ma dico, seguiamo in massa il diavolo. Ma siamo diventati matti. Ma sapete che quello ci porta tutti sulla via della perdizione, ci porta tutti sulla via della, della rovina eterna. Come possiamo essere così sciocchi da mangiare quello che il diavolo ci offre, col quale ci distrugge? Per cui l'invito che vorrei farvi oggi, ma a tutti quelli che ascoltano, Abbiamo questa grazia, la grazia di questa presenza. Perciò distogliamo gli occhi dal mondo, fa schifo. Nel mondo regna Satana, regnano i satanici, sono loro all'ordine del giorno ovunque, sui giornali, nei mass media, in televisione, sono queste figure vuote e sciocche eh, che fanno diciamo così l'esibizione di se stessi distogliamo gli occhi dal mondo, turiamoci le orecchie da quello che il mondo dice e cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fissare gli occhi, gli occhi del cuore su Maria, guardare la sua eterna giovinezza, alla sua bellezza, alla sua santità, al suo amore, come lei saremo anche noi. Questo ci dice la Madonna assunta in cielo. In Maria è realizzato il nostro destino futuro. Com'è la madre, saranno anche i suoi figli. Non dobbiamo avere paura della morte. Non dobbiamo avere paura del male, perché il male ci fa male solo se noi vogliamo. Non dobbiamo avere paura di morire testimoniando la fede, cari amici. E sono glorie che avremo. Quale altra figura possiamo guardare, cari amici, che non sia fallace, che non sia ingannatrice, che non sia passeggera? Fissiamo gli occhi di, su Maria. Ogni giorno camminiamo con lei. Quante volte i suoi messaggi ha detto, incamminatevi con me, Pre lasciamoci ogni mattina, prendeci per mano, camminiamo con lei tutta la giornata. Lei ci protegge dai pericoli, ci indica la strada ci indica i nemici, ci protegge sotto il suo manto, cari amici. Crediamo quello che crede lei. Lei ci dice quasi in ogni messaggio di credere in suo figlio. Quindi come lei crede in suo figlio, che è figlio di Dio, il figlio di Maria è il figlio di Dio, è il salvatore del mondo, noi crediamo con lei. Amiamo Gesù con lei come lo ama lei, con un amore totale e assoluto, come Dio merita. Preghiamo con lei, specialmente quando diciamo il Santo Rosario. Affrontiamo la giornata con lei, la vita con lei, il futuro con lei. Ci ha detto tante volte la Madonna, non dovete, non abbiate paura del futuro. Io sono con voi, chi prega non ha paura del futuro. Chi prega non ha paura del male, di cosa, di cosa temiamo se siamo con la Madonna? E infine, cari amici, vi dico: se saremo suoi, vinceremo. Questa frase ce la metta il 25 luglio del 2019, quando la Madonna ha detto che arriveranno le prove. Noi non sapevamo che arrivavano le prove e anche non l'abbiamo creduto quando l'ha detto. Poi sono arrivate, che sono l'inizio delle prove, cari amici. E avrebbe, che noi avremmo vacillato, non saremmo stati forti, che avrebbe regnato il peccato. Perché è chiaro, cari amici, che in queste situazioni di sbandamento tutto è possibile. Anche i mali peggiori sono possibili. Però ci ha detto se sarete miei, vincerete. Allora, godiamoci questa grande festa mariana dell'Assunzione di Maria Vergine al cielo, guardiamo la Madonna. Noi vediamo in lei il nostro futuro. Anche noi avremo un corpo glorioso. Anche noi risorgeremo. La Madonna ci ha detto solo il cielo è la meta a cui dovete tendere. Gli altri facciano quello che vogliono. Vogliono diciamo così, vivere come gli animali. Facciano quello che vogliono. Noi testimoniamo l'altilà. Testimoniamo la salvezza. Testimoniamo la croce. Testimoniamo anche la compassione per quelle povere anime che Satana afferra e che noi con Maria vogliamo, vogliamo togliere per portare alla salvezza. E così, cari amici, vi auguro, vi auguro una felice Festa dell'Assunta, che la luce di Maria illumini i vostri occhi, i vostri cuori, le vostre famiglie e vi porti la gioia e la pace. Così sia.